Siamo davanti a un'opera di Emilio Vedova realizzata nel 1957 intitolata Spazio Inquieto T1. Emilio Vedova è uno dei principali rappresentanti dell'arte informale gestuale del secondo dopoguerra. È un artista che si è formato come autodidatta a Venezia, ma che è sempre stato suggestionato dalla bellezza della città, dalle architetture veneziane, ma anche dai grandi artisti che hanno fatto grande la tradizione pittorica veneziana. In primis l'ultimo Tiziano, Tintoretto e Tiepolo. È stato anche una figura profondamente antifascista, infatti ha militato come partigiano durante la Resistenza. Nell'opera ci sono delle caratteristiche costanti del suo operato, in primis i colori, il nero e il bianco. I colori che utilizza Vedova sono colori che vanno scontrandosi, utilizza delle linee frammentate, violente, aspre, che vanno a invadere l'intera superficie della tela. All'interno della composizione compaiono poi anche altri colori, il rosso, il giallo e il blu, colori che vanno un pochino ad attutire quest'idea di lotta tra forze contrapposte, quindi l'idea del buio contro la luce. Quello che vuole esprimere Emilio Vedova in quest'opera è una sorta di angoscia che non è solamente esistenziale, ma è un'angoscia anche politica e religiosa, un'angoscia che prova l'uomo moderno di fronte al frammentarsi del suo destino.